Belvedere e carabinieri arrestano un minorenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri di Augusta, con l'ausilio dei colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi, nel corso di un predisposto servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno tratto in arresto nella fragranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish un sedicenne residente nella frazione di Belvedere del comune di Siracusa. Nello specifico, i militari dell'arma, a seguito di una perquisizione domiciliare e personale, rinvenivano occultati circa 59 grammi di hashish, unitamente alla somma contante di 700 euro circa di piccolo taglio ritenuta provento da attività di spaccio, nonché vario materiale idoneo al confezionamento e pesatura della sostanza. Lo stupefacente e il denaro rinvenuto venivano sequestrati, mentre il minore, tratto in arresto e ultimate le formalità del rito, associato al centro di prima accoglienza di Catania, come disposto dall'autorità giudiziaria del Tribunale per i minori di Catania. Nel medesimo contesto operativo, i carabinieri segnalavano alla locale prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti un giovane che poco prima aveva acquistato della droga. Siracusa, furto alla gelateria, denunciato un giovane siracusano. Nella serata di ieri, i carabinieri della stazione di Cassibile, congiuntamente ai colleghi della stazione di Ortigia, sono intervenuti in Viale Zecchino presso la gelateria Bel Bon, dove poco prima un giovane, approfittando della momentanea assenza del proprietario che era entrato nella retro bottega, era riuscito a rubare l'incasso della giornata contenuto nel registratore di cassa, dandosi poi a precipitosa fuga per le vie circostanti a bordo di un'autovettura. A seguito di una immediata e proficua attività d'indagine, i carabinieri sono riusciti a localizzare l'autovettura utilizzata per la fuga e contestualmente a fermare il responsabile del furto, identificato in un 25enne siracusano disoccupato e con precedenti di polizia. La macchina infatti risulta a lui intestata e nell'armadio della camera da letto della sua abitazione sono stati ritrovati gli indumenti indossati durante il furto. Il giovane è stato definito in stato di libertà, come disposto dall'autorità giudiziaria siracusana.